Arrivati sulla passeggiata, procediamo diritti verso questa direzione, diciamo verso quella chiesa dove si vede spuntare il campanile. Eccoci qua, appunto, come dicevo, queste sono le poste, a fianco alle poste troviamo questa scaletta. Questa scalinata che sale su. Arrivati in cima alla scalinata, giriamo a destra, attraversiamo la strada. E imbocchiamo ancora quest'altra breve scalinata. Consigliabile tenersi da questo lato del marciapiede, dove vi è un passaggio più largo, per poi attraversare laggiù dove c'è quel mini incrocio dove si intravedono là in fondo quel passaggio pedonale e si sale su per quelle scale. Quindi arrivati a questo punto saliamo per salita San Francesco, che è questa scalinata che sale qua su e ci porterà su sulla via Aurelia, nelle vicinanze del cimitero di Recco. Come potete vedere già incominciano a spuntare i primi segnali, sono i tre pallini quelli che ci dovremo seguire fino ad arrivare su. Eccoci, arrivati quasi in cima a questa stradina. Là a sinistra si intravede, qua sotto si intravede il cimitero di Recco. Qua di fronte a noi abbiamo la via Aurelia che sale verso Ruta di Camogli. Adesso io attraverserò e continuerò a salire lungo sentiero. Ora si potrebbe attraversare qua, però è un po' rischioso prendendo salita Bastia, se no andiamo un po' più in su, gente, e attraversiamo più avanti. Eccoci qua, dopo la curva abbiamo questo bel panorama dove si vede laggiù dietro le case, il monte di Portofino. Ora noi attraversiamo per andare a ricongiungerci a quel sentiero salita Bastia di cui vi parlavo prima. Allora, qua siamo in Piazzale Cile. Andiamo a salire usando quelle scalette laggiù. Quelle scalette laggiù che salendo si ricongiungeranno con la salita Bastia che prima vi avevo mostrato, che saliva appunto a fianco al cimitero. Stiamo salendo lungo il sentiero, appunto, salita Bastia. All'inizio è un po' così, un po' rustico. Però fra non molto diventerà un bel sentiero piastrellato che poi si ricongiungerà a Via Carbonara, se non erro. Qua diciamo che termina, incomincia a finire il pezzo un po' rustico, diventa un po' più con uno strato di asfalto e più avanti diventerà bello piastrellato. Questo pezzo che inizia qua è breve. È breve e sfocia là davanti sulla strada, cioè Via Carbonara. Appunto, ho lasciato salita Bastia, percorriamo Via Carbonara, questa strada a sinistra, senza ovviamente prendere questa scaletta che scende giù. Lì sotto, infatti, comunque là di fronte, oltre alla rete,
lì a Camogli, è la frazione di Case Rosse, chiamate Case Rosse, a quanto ne so, perché una volta in principio erano case di colore rosso, o principalmente di colore rosso. Ancora ora, come potete vedere, cerco di fare una zoomata, come potete vedere ci sono ancora delle case rosse, alcune sono gialle, però io lo conosco come quella frazione lì, come chiamata, come Case Rosse, frazione del comune di Camogli. Quindi ora appunto salendo stiamo andando verso il comune di Camogli, siamo già nel comune di Camogli o comunque al confine, perché da una parte qua a sinistra abbiamo Recco e a destra abbiamo Camogli, siamo più o meno sul crinale al confine fra i due comuni. A quanto ne so io, spero di non sbagliarmi e di non darvi informazioni sbagliate. Ecco, arrivati qui, noteremo appunto dipinti sui muri di pietre questi simboli, noi vi avevo detto i tre pallini rossi, che ci indicano con una freccia di girare appunto qua a destra. E infatti vedete che qua ci sono altre indicazioni che ci suggeriscono di salire lungo questa scalinata. E noi incominciamo a risalire, andiamo fino in cima. Arrivati in cima a questa scalinata, ci troviamo in questa posizione. A destra si scende appunto verso la frazione di Case Rosse e noi continuiamo a salire, imperterriti. Qui ritorna una scalinata un po' rustica, diciamo, una mulattiera, una di quelle vecchie mulattiere, come potete vedere, con scalini in parte in cemento, in parte in pietra. Sale un po' più ripida e presto ci riporterà vicino a un altro gruppettino di case, per poi continuare a salire e buttarsi dentro un bosco. Ecco qua, arrivati a questo punto prestiamo attenzione ai segnali che ci sono dipinti sui muri. Nel frattempo possiamo ammirare un po' di panorama, che è il Golfo di Genova, anche se laggiù via della Foschia e Genova non si vede mica tanto. Quindi arrivati in cima a questa salitella ci troviamo di fronte a un cancello, ma a sinistra, come possiamo vedere, vi è questo sentiero dove appunto ancora i tre pallini ci indicano di percorrere su di qua. Da questo punto in poi questo è un passaggio un po', diciamo, scomodo, soprattutto se uno deve scendere questo sentiero ed è bagnato, è un po' mezzo pericoloso, perché è scivoloso. Come vedete ci sono le rocce, ora le rocce sono anche coperte dalle foglie, quindi è ancora peggio, perché a volte uno pensa di calpestare delle foglie e che sotto ci sia la terra, ma a volte sotto c'è la roccia, quindi succede che si prende una bella, insomma, si scivola, ragazzi. Quando qua è bagnato, è piovuto, qua bisogna starci attenti. A salire direi di no, però ve lo sto dicendo nel caso poi voi decideste di fare poi questo percorso a ritroso, alla rovescia, e presenta dei pericoli questo pezzettino, anche su nel bosco alcuni tratti, da starci attenti. Arrivati in cima a questa scalinata che costeggia la rete, ci troviamo un sentiero
o quello che pare sia un sentiero che va là in piano, ma noi dobbiamo tirare su dritti a salire continuando sempre in mezzo al bosco. Ora qua mi pare che di segnali ce n'è di meno, cioè i tre pallini rossi non sono così frequenti in alcuni tratti come questo tratto. Per esempio, vedete, sono le rocce per terra, a volte sono dipinti sui tronchi degli alberi. Comunque questo è il sentiero che è difficile da sbagliarsi, perché anche se, diciamolo, a volte potrebbe essere in dubbio se andare per esempio a destra o a sinistra, però se uno fa attenzione vi sono i segnali. Comunque vedete, questi che magari sono più facili a vedere quando uno scende indicano che questo qua è il sentiero esatto, corretto, che sale, e anche quello che comunque sia, come potete vedere, è più battuto, più calpestato. Nel frattempo continuo a salire, come potete vedere ci sono a tratti diversi segnali sugli alberi, per esempio come vi ho mostrato, e ora in questo pezzo spiana un po', vedete anche lì per terra altri tre pallini rossi sulla roccia. Qua anche comunque, anche se stiamo salendo, se sto salendo, se fosse piovuto e è il terreno fangoso, è un problema perché è un problemino, no problema, un problemino perché diventa scivoloso. C'è l'epego, come diciamo noi, no? È scivoloso e quindi ci vogliono le scarpe giuste. Sicuramente non le classiche scarpe da ginnastica con suola liscia, quelle no. Se è piovuto cercate di evitare, perché sarebbe probabilmente un scivolare abbastanza frequente. Un altro suggerimento che, diciamo, mi sento di darvi è che salendo, come potete vedere, a volte ci sono dei gradoni abbastanza alti, quindi la gamba deve fare un certo movimento a salire. Vi direi quindi di evitare pantaloni un po' attillati o attillati, insomma, che non vi lasciano quel gioco, quel movimento libero alla gamba, perché magari alla lunga poi pagate un po' di fatica se non siete tanto allenati. Qua siamo arrivati di fronte a un rustico dove appunto qua vedete che c'è segnale e si sale su di là, si continua a salire. Salendo si continua a salire, si trova un altro, probabilmente rudere di un muro o di una casa, comunque con questi sempre segnavia, dove ben chiaro qua per terra sulla roccia vi è una freccia che indica di prendere il sentiero qua a destra, che scende e spiana un attimo, è più pulito, anche quell'altro ci arrivate su, però è più boscaglia. Questo, come potete vedere, sugli alberi ci sono ogni tanto, sui tronchi degli alberi, i tre pallini rossi che vi dicono che questo è il sentiero, che comunque non potrebbe essere altrimenti dal momento che non vi sono alternative, direi, non vi sono biforcazioni. Diciamo che dopo un paio di tornanti, se vogliamo chiamarli così, ci troviamo in questa area, diciamo un po' più pulita, non so come definirla, dove vediamo che ci sono delle
case sugli alberi, non so come che nome dargli, baracche non sono baracche, sono delle postazioni sugli alberi. Come potete vedere qua ci sono, e noi passiamo appunto in mezzo a questa, sempre con i nostri segnali per terra, sulle rocce o sui tronchi. E diamo un'occhiata in cima. Queste costruzioni sugli alberi, anche se poi in effetti mi correggo, perché non è che sono costruite sugli alberi, almeno questa che ho inquadrato è costruita su un'impalcatura di tubi, di quelli da impalcature per da muratori, e anche questa qua direi, quindi del tronco dell'albero sfruttano non tanto. Ora, arrivato a questo punto, ci sarebbe a sinistra il sentiero che sale verso quel pezzo di rustico, quel resto di qualcosa, ma noi prendiamo qua a destra il sentiero che va di là. Come potete vedere, sempre il sentiero dei tre pallini. Questo sentiero, come potete vedere, è un sentiero in piano, prevalentemente in piano, dove, se vogliamo, direi che potrebbe essere anche ciclabile, nel senso ci potrebbe forse venire anche, è fattibile farlo in bicicletta, in mountain bike, anche se no, alcuni tratti come questo o sei un manico oppure finisci in reparto ortopedia. Comunque è un sentiero semplice, a piedi è semplice, come potete vedere si cammina bene, e qua il sentiero più avanti si ricongiungerà con l'altro sentiero che dalla chiesa millenaria di Camogli porta al santuario di Caravaggio. Ho appena passato un resto di una teleferica, questo cavo che transita altezza testa o poco sopra la testa, dipende dalla statura delle persone che passano di qua. E ogni tanto si trovano resti di teleferiche, questi cavi che passano da una parte all'altra del sentiero. Prima mi sono scordato di farvene notare uno che era a livello terreno, con sopra delle pietre, e ha messo appunto sopra delle pietre quel cavo di teleferica apposta per magari alcune persone che camminano o corrono che non ci si inciampino. Però cercate di tenere gli occhi aperti, appunto, di fare attenzione. Non c'è pieno, non è che c'è pieno di queste teleferiche che passano da una parte all'altra, però ogni tanto sbuca una. Dalle nostre parti c'era molta attività negli anni passati, vabbè, diciamo nel secolo passato, forse è meglio dire, dove i padri dei padri lavoravano la terra, oppure soprattutto magari forse anche più verso Uscio c'erano cave di ardesia. Ma vabbè, dai, continuiamo questa nostra escursione, andiamo avanti. Qua ora siamo a Camogli, siamo sopra Camogli, nel senso sulle alture di Camogli. Là sotto, oltre gli alberi, si vedrebbe il mare. Ora voi non lo riuscite a, da qua non si capisce, perché bisognerebbe fare un'inquadratura in mezzo ai rami, che ora non ne ho voglia, immaginatevelo, e poi vi faccio una foto più avanti. Ecco, eccoci qua, come vi avevo detto prima, il sentiero sbuca nell'altro sentiero che scende giù verso la chiesa millenaria. Qua sulla roccia vi è l'indicazione che appunto dal sentiero che abbiamo appena fatto, parte in direzione inversa, si va verso Recco, i tre pallini, eccetera.
Quindi, ora, riassumendo, siamo arrivati sul sentiero, diciamo, principale che da la chiesa millenaria sale su di là verso i piani di Cruen e verso Caravaggio, il santuario di Caravaggio. Di qua invece scendendo andiamo verso la chiesa millenaria, ma diciamo, direi che ormai manca poco, il più è fatto, ormai è discesa, e che uno voglia fermarsi alla chiesa millenaria o che voglia continuare fino a il centro di Camogli in passeggiata o voglia andare fino a San Rocco di Camogli, salita non ce n'è più, a meno che non si voglia fare il sentiero che sale su verso Portofino Culm per poi riscendere a San Rocco di Camogli. Ci sono diverse varianti, ragazzi, che poi più avanti cercherò di illustrarvi. Per oggi intanto stiamo andando da Recco fino alla chiesa millenaria di Camogli. Ah, ragazzi, una cosa abbastanza importante, questo sentiero qua ha cambiato segnavia, non sono più i tre pallini rossi, ma due cerchi rossi, come potete vedere, quindi non preoccupatevi se non vedete più i tre pallini rossi, perché qui cambia il segnale del sentiero. Mi ero scordato di dirvelo lassù, perché lì per lì non avevo visto i due cerchi rossi che non sono pieni, sono vuoti, invece i tre pallini sono appunto pallini pieni, tutti rossi. Niente, a parte questa piccola precisazione, stiamo, come potete vedere, ogni tanto sono dipinti qua e là, stiamo scendendo verso la chiesa millenaria. Prima incontreremo qualche casetta sparsa, pochissime, e poi da lì ci saranno altre opzioni. Tutto diventa più diciamo percorribile, perché qua, vabbè, stanno un attimo ristrutturando, tra parentesi, una casa, quindi come potete vedere qua ai lati c'è la terra battuta, probabilmente dai macchinari, per portare su la roba, se no se la dovrebbero portare su a mano ed è una bella fatica. Però io sto camminando, come potete vedere, su una bella lingua di cemento, scale di cemento, e che insomma scalinate belle lunghe, come potete vedere, in questo tratto scende molto comodo. Siamo quasi arrivati. Nel frattempo intanto vi faccio vedere che laggiù c'è il mare, ragazzi, vedete? Ora io ho il sole negli occhi, sì, ok, dovreste vedere anche voi abbastanza bene, non così chiaro. Ok, c'è il mare, laggiù il sole che è prossimo a tramontare. Se riesco a sbrigarmi faccio due foto e una ripresa da Ruta di Camogli, che è là sotto, dove vedete quel gruppo di case lì a Ruta di Camogli. Eccoci qua, siamo arrivati in fondo al sentiero, e là di fronte si intravede, dietro l'albero, questo albero direi abbastanza secolare o giù di lì, la chiesetta millenaria, che ora cercherò di fare un'inquadratura da magari dalla strada, perché da qua c'è l'albero, si vede poco. Qua ci sono delle indicazioni appunto dei sentieri, la via del mare. Eccola qua la chiesa millenaria. Eccola lì. Quindi, girando intorno appunto la chiesa millenaria, continuiamo a destra e scendiamo giù per la strada. Stiamo attenti che qua è un pezzettino dove non c'è marciapiede, né da una parte né dall'altra, quindi prestare un goccio di attenzione. Nel frattempo laggiù sta incominciando a tramontare il sole. In alternativa, comunque, arrivati dalla chiesa millenaria, si può continuare a scendere fino al centro abitato qua di San Rocco di Ruta di Camogli, dove
lì ci sono delle fermate degli autobus e uno può ritornare magari da dove è partito, per esempio appunto da Recco. Quindi tornando a noi, siamo scesi da quella strada e siamo arrivati al borgo di, alla frazione di Ruta di Camogli. Questa è Ruta di Camogli, qua come potete vedere ci sono una fermata dell'autobus qua di fronte a noi, a me, e l'altra dalla parte opposta della strada. Quella è la galleria che collega, diciamo, se vogliamo dire così, il Golfo Paradiso col Golfo del Tiguglio. Andando oltre di là si arriva, si va verso Rapallo, Santa Margherita Rapallo, Portofino, e qui siamo a Ruta di Camogli. L'escursione è terminata qui.